grams of wheat flour. In the crispy fries, black olives and just a pinch of salt. In the red beans, onion, oil, sugar and celery. This is my tasty cooking show. Carissimo Diego, buongiorno. Caro Carletto, caro Diego. Alberto. Oggi siamo venuti prima. Beh. Vorremmo fare un bel aperitivo. Un aperitivo, vediamo un po'. Un'idea. Perfetto, vado a preparare. Ma. Vediamo un po'. Non ci tocca che accomodarci. Oggi i ragazzi mi hanno chiesto un aperitivo e io ci organizzo un'alice indorata e fritta. Per questo piatto, semplicissimo, abbiamo bisogno di alici, uova, farina, sale e pepe quanto basta. Andiamo alla preparazione. Iniziamo con pulire le alici. Viene tolta la testa e viene aperta l'alice in modo che se ne viene tutto lisca e interiora. Ecco qua. Dopo aver lavato le alici sotto acqua corrente, li bagniamo nella farina, li adagiamo in un piatto, mentre l'olio, usiamo olio ex, olio di semi per questa procedura, e mentre l'olio comincia a riscaldarsi, prepariamo il battuto con le uova. Mettiamo del sale, del pepe. E sono pronte per essere fritte. Li bagniamo. Le nostre alici sono pronte per essere fritte. Le alici sono pronte. Allora Alberto, noi siamo pronti con questo aperitivo. Cosa hai trovato in cantina? Allora, ho trovato qualcosa di estremamente interessante. Siamo in Toscana, nella provincia di Firenze. L'azienda che produce questo vino è l'azienda Piandaccoli, un'azienda che ha fatto un lavoro enorme per riscoprire tanti vitigni toscani, alcuni rinascimentali. Questa qui è una bollicina, un brut fatto con metodo Charmat. Siamo sul rosé a base mammolo. Mammolo non è uno dei sette nani, ma un vitigno meraviglioso, le cui potenzialità ancora sono inespresse per molti versi, ed è un vitigno anche molto poco conosciuto tra i non addetti ai lavori. Ne vi assicuro che questo vino è fatto proprio al caso nostro. Ora ve lo faccio assaggiare. Ci fidiamo? Ci fidiamo, ci fidiamo. Ragazzi, come potete ben vedere è un bel rosa cipolla, abbastanza intenso, l'odore è molto intenso di piccoli frutti rossi maturi, e si sente una leggerissima crosta di pane tipica poi delle bollicine, fiori, veramente una bella complessità. È un vino che potremmo definire ammiccante, d'altro canto si chiama Baciami questa bottiglia, quindi ci sarà anche un motivo. Ragazzi, propongo un brindisi. 100 grams of wheat flour. In the crispy fries, black olives and just a pinch of salt. In the red beans, onion, oil, sugar and celery. This is my tasty cooking show.